Ciao ragazzi e benvenuti in questo novissimo video. Bene, oggi siamo su Sonic Rivals 2, una novissima serie su YouTube alla quale gioco sulla PSP. Vabbè, comunque questo è Sonic Rivals 2, un gioco per PSP, il sequel del gioco di Sonic Rivals. Dunque, senza perdere tempo iniziamo il gioco, anche perché non so quante volte sono che io cerco di fare questo video e ho avuto un paio di casini, quindi speriamo che questa sia la buona. Dunque, oggi andiamo su modalità storia. Come vedete ci sono ben 8 personaggi da scegliere. Naturalmente ho scordato di creare il profilo, Epic Fail. Ok, ricominciato con un nuovo profilo. Dunque, oggi iniziamo con la storia di Sonic. E oggi la storia comincia con la Costa Blu, atto 1. Hey Tails, how's it going? I heard you had something important to tell me. Allora, quando i personaggi parleranno, io trovo sito così almeno potete sentire la loro voce. That's right! I discovered that a bunch of Chao have vanished. I think Eggman might be behind this, and he's on this island. Mi sembra giusto, quando spariscono delle cose, il personaggio è sempre colpa di Eggman, mi sembra ovvio. Then let's go and find him. I wonder why he'd want Chao, though. Appunto, che cacchio se ne fa lui? Hey, look! It's Knuckles and Rouge! Well, look who it is, Knuckles and Rouge. You two on a date or something? Uè, che schifo ta ship di Knuckles e Rouge, per favore, toglietela. Knock it off, Sonic. By the way, have you seen Eggman? What's it to ya? Well, the Master Emerald seems to be missing again, and... Potrebbe cambiare di uno sparito il Master Emerald. That figures. What else is new, Knuckles? I'll need to talk to Eggman first, so I'll see you later. What? Hey, come back here! Try to beat me to Eggman, Willy. Ed ecco qua una cosa che si incavola come al solito. E oggi eccoci qua al primo livello, atto 1, alla quale praticamente è una specie di corsa. Sì, il gioco in sé praticamente si basa su correre, arrivare primi e fine. Sì, praticamente solo questo è il gioco, ma poi vedrete che ci sono un paio di differenze anche in alcuni casi. Allora, prima di tutto dobbiamo impedire che Knuckles appunto ci superi, perché dobbiamo sempre avere prima, altrimenti game over. E dunque direi che ce l'abbiamo cavato bene. Vabbè, primo livello ci credo a cavolo. Ma comunque sia, in questo unico livello praticamente ci sarà questa host, quindi Rest to Win, bellissima host. Ma negli altri livelli non troveremo musiche con le canzoni, quindi questa sarà l'unica con una canzone. E devo la musica base di questo gioco qua. Andiamo di lì, poniamoci oggetti a casaccio e li usiamo. Con triangolo, mentre con quadrato possiamo usare le mosse speciali, alla quale variano a seconda del personaggio. Nel caso di Sonic, la sua mossa speciale è lo sprint. Win. Barile 1. E cerchiamo di schivarti di barili, di no barili, delle casse. Così non rallentiamo. E prendiamoci i ring, così possiamo potenziarci in nostro attacco speciale. Sì, praticamente la speciale Sonic è quella più utile, perché appunto è la corsa, quindi è molto più utile, cioè questa. Quindi giro girotondo, batto sul robot, anche se poi è inutile, ma andiamo avanti. Sì, attenzione che naturalmente, siccome anche gli avversari possono prenderci no, certo, e quindi ci potrebbero impedire di proseguire, ma invece no. Soprattutto è Knuckles subito. Con un voto A, fantastico. Cioè vabbè, bello schifo perché volevo una S. Ok, qua otteniamo delle carte, che è una delle cose tipiche del gioco. Motobug, principessa Elise. Hey, Sonic! How about a little one-on-one instead of this silly race? Knuckles, don't tell me you're tired already. Turn down for what? Mo, che ti ha detto, Sonic? What'd you say? I'll show you how tired I am. Ok, e nel lato 2 dobbiamo praticamente ora sfidarci.
E quindi ecco perché ho contato questi chiamatoni che arriva, a questo motivo, sono tutti rivali. Dunque, in questa... Vabbè, in questo tono, sì, ma in questo atto dobbiamo praticamente solamente battere il personaggio, da quale se... Ecco, se si fa se vivo, lo colpisco. E gli vogliamo i ring prima che naturalmente potuto, se no è ancora vivo. Ten ten ten. Sì, sei troppo girato qua. Allora, vieni qua. No, cacchio. Prendilo. Un consiglio che vi do, ragazzi, è di colpirlo saltandogli addosso, perché usare l'attacco, cioè il cerchio, è un po' difficile da prenderlo, quindi meglio saltare così, cado X spammando e lo battiamo subito. Se perché lui non ci ammazza. Si è ammazzato fino a lui. Tin, tin, tin. Ok, round 4, via. Che cacchio. Naturalmente anche durante l'altro potremmo anche usare gli oggetti, quindi possiamo meno rallentare un po' il personaggio. Ecco Sonic ha battuto. Cioè sì, Sonic ha battuto, Sonic ha vinto. Nacco sparisce che mica gli succede. Atto 3. Hey Rouge, what are you doing here? What do you think I'm doing? Looking for treasure, of course. Say, you wouldn't know where the doctor is, would you? He's here on this island, and Sonic and I were just about to... Thanks, Tails. I'll be sure to tell the doctor that you're looking for him. See ya. Hey, wait! You can't do that! If he knows we're looking for him, we'll never find him. Hey, wait up! Bravo, Tails, però anche tu l'hai detto. Comunque, per il livello dovremmo praticamente usare l'altro personaggio che non ha nulla a che fare con la storia e che anche lui deve battere il rivale. Nel caso di Tate, praticamente in questa zona dovrà battere praticamente Rouge. Lo fai il ring così Tate per attivare la tua mossa che è quello di volare. Sì, non è molto veloce come mossa, però può essere utile nel caso facciamo praticamente del scocciatoio. Che se non rallentiamo. Dai, prendi il rosso che se no quella ma ti supera. No Maria, io esco! Sì, il rosso cosa cacchio fa? E tra la tenda indietro, ma che scema. Vabbè, meglio così vinco questa gara. Non dovrei da sbattere. Ma comunque il volo, quindi perfetto. Un, dos, prendiamoci altri ring, montagne di ring. In auto questa piattaforma vado a modificare X oppure cerchio, a seconda di cosa preferite voi andare. Sei saltata qui. Faccio volo così, faccio prima. Attenzione che Morush attacca con la sua mossa speciale. E praticamente è quello di... invocare i piccoli di pipistrelli, quindi... Fantastico. Tipo sali, stai, se non devi da sbattere. Dai che stavolta riesco a vincerla, dai. Cacchio, che è la stessa volta che ripenso e qua ho preso 100.000 volte praticamente. Fatto. Ho posto una B. Tan 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 ra. Boh, boh, boh. Musica tipica di Sonic. Dunque. Tails. Poi Sonic. Con i ring. Poi che c'è? Vabbè. Nebula con quello che è. Dunque, passiamo atto. Il boss. Sì, praticamente in ogni zona ci sono solo 4 livelli, per così dire. E l'ultimo è sempre il boss. Well, if it isn't my favorite blue hedgehog, I heard you were looking for me. That's right, Eggman. What have you done with the chow? Why, nothing, my dear hedgehog. Don't play dumb with me. I know you kidnapped them and I want to know what you're up to.
How rude to assume that I know anything about these missing Chao. Sonic, why not discuss this with my new creation? Hey, we've got a bone to pick with you too! Sì, durante l'ospedale praticamente dobbiamo di nuovo sfidare un altro rivale. In che modo? Praticamente dobbiamo di tutto battere molto prima di lui. Gacchio, non sono riuscito a prenderlo. Gacchio, nascosto tu. Levati. Che Eggman è mio. Ecco, devo solo l'altro colpirlo 6 volte prima che lo faccia Narcos, quindi... Vai! Vai! Altre 2 volte l'ho già battuto prima che Narcos potesse tenere un po' fargli un danno. Il boss era praticamente molto facile. Una S, perfetto. Sì, carta a caso e vediamo un po' che succede. Looks like we lost Eggman's trail, and we're stuck in the middle of this forest. Come avete fatto a finire sulla foresta non lo sapremo mai. Look, Sonic! Eggman dropped something! It looks like a page from a book. It says the all-powerful Ifrit. Ifrit? What's up with Eggman reading stuff like this? Come on, Tails, let's get out of here. I'm with you, Sonic. I wonder if this has anything to do with the Chao. I wonder if those two have any idea what they've just uncovered. I'd better report this. Looks like Silver's following Sonic, so I'd better watch Tails. Ok, eccoci qua nella seconda zona, ovvero Sunset Forest. Vediamo un po' che succede se facciamo la storia con Sonic. Huh? Someone's behind me! Move aside, Sonic! Hey, Silver. Long time no see. Guess you're looking for Eggman too, huh? I said move aside! Oh wow, che gentilezza, Silver. Huh, you never change, do you? Guess I'll have to find Eggman before you do. Vabbè, iniziamo quest'altra gara dove stavolta Sonic deve affrontare Silver in questa zona della foresta. 3, 2, 1, let's go! Vediamo un po' se riesco a batterlo, senza fare il fail. Allora, sicuramente dobbiamo cercare di... prendere molte di queste scocciatoie o come si prende, cioè come si dice, i cannoni, quei tubi, quello di là, così possiamo accelerare lei più in fretta. Dunque, ricorda che Silver ha una bossa speciale davvero incatenata, quindi bisogna stare attenti che non la attivi. E così taglio la strada e guardate un po', cacchio, ho fatto molto in fretta. E Tony usa un sprint. Così, vado un po', cacchio, Silver praticamente è molto indietro. Quindi vabbè, vittoria assicurata. Poi, you spin me how round round, ok. Uno sprint, così andiamo più veloci. E cacchio, Silver ha davvero ritrovato la quota, direi. Ok, non più. Andiamo su. Prendiamoci di nuovo molti ring, così ci potenziamo alla morsa. 48. Sì, vabbè, con Sonic. Sì, buon Silver. Sonic. La liana. Oh, ok, qua ho cannato, aiuto. Ok. Andiamo. Veloce, 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 veloce. Ok, dovrebbe mancare poco, in teoria, la gara, appunto. Sto adesso. 3, 2, 1, ecco. S, perfetto. Vediamo un po' che cosa otteniamo. Soleanna. Poi, Grima, Dish, che cacchio è? Vediamo un po' che succede nel lato 2 se usiamo Sonic. Not too bad, Silver. But I don't have time for games right now. Neither do I, Sonic. Let's resolve this now. Okay, bring it on. Ecco, e adesso parte un'altra lotta tra Silver e Sonic. E anche qua di nuovo tappeto. Yeah, let's do this.
praticamente la maggior parte della storia di Sonic sarà sullo tappeto. Sì, però Silver sotto, vieni qua. Cacchio, aveva ancora un ring lui. Vieni qua. Vai Silver, fatti ammazzare. Oh, ok. Dai Sonic, devi prenderlo. Ecco fatto, ho colpito con cerchio. Ok, in questo lotta voglio riuscire a non perdere nemmeno un round. Vediamo un po' se ci riesco. Prendi il ring e colpito. Ah, cioè, lui mi ha colpito, ma dettagli. Cacchio, sei per farti ammazzare. Ecco fatto, gli ho dato un bel ceffone in faccia, aiuto. Anzi, un secondo, ma se io rimango qua fermo. E cacchio. Ho portato di brutto. E anche lui però metà menato, aiuto. Dai, prendi il tuo ring? No. Siamo tutti e due senza ring, quelli che colpisce ha vinto. Ecco fatto, ho vinto contro Silver e non ho fatto nemmeno un round, per poco. Sì, perfetto. Sonic Natale, che bello. Poi un altro tizio. Ecco perché abbiamo vinto il 60 a KO. E Mephiles, ciao. Ora vediamo un po' che succede a Tails. I have a strange feeling like someone's following me. Hmm, that little fox is pretty observant. Hey, Tails, you look like you're searching for something. Is something wrong? What are you doing here, Espio? Sonic and I are following Eggman, trying to figure out what's up with the Chao disappearances. The Chao disappearances? Do you have any leads? Sorry, Espio, I can't tell you anything. I've got to catch up to Sonic. See ya! Hey, wait! I still have some more questions. I'd better follow him. Beh, a quanto pare sembra che anche Espio sia coinvolto, ma vabbè. Poi vedremo più avanti quanto faremo la storia insieme a Silver. Eh sì, e parlando di storia di personaggi, allora, ma che cacchio so? Sei? Tutto, sei stato? Sì, vai in giro, vai avanti senza che lui ti prenda. Come non detto, mi è andato davanti. Cacchio, io che ho detto non superarlo, che l'ho superato. No, io non sto così. Yeah, se io faccio questi salti, potete andare molto più veloci, ma non devo sempre saltare perché possono esserci strade dove non ancora saltare e poi ci potrebbero rallentare. Di qui, certo, così andiamo dritti, qua saltiamo così e tagliamo la strada. Un po' di ring non fa mai male. Qui da che era X cerchio, di continuo per arrampicarci. Che cacchio è successo? Che cacchio è successo? Credo che mi abbia tirato un oggetto. Fatta! Cannone. Ok, ora andiamo su queste pedane. Prendiamo un po' di ring perché non fa mai male. Eh sì, intro io ho battuto Espio perché è molto indietro. S ecco qua, perfetto, tutto S adesso in questa zona della foresta. Accoglimi il ring, ok. Un pinguino. Un tizio brutto. E ora facciamo il boss. My, you two certainly are persistent. And you brought your friends, I see. What's up, Eggman? If you've got nothing to do with the missing Chao, then why run? You also dropped this earlier. What does it...
What? Where did you get that? No more time for small talk. Now listen. Chill, Silver. Becca, ecco qua Silver si fa parecchio incavolato. I'll take back that piece of paper if you don't mind. And without further ado, I'd like to introduce you to my friend. Ok, dobbiamo sfidare il boss. Vabbè, più anche Silver, naturalmente. In che modo? Vedete, dobbiamo lanciare queste specie di bombe ad altro robot, però... Cacchio, se io non morissi, magari. Cioè, non vedete lanciare queste bombe contro i robot, ma bisogna avere un buon tempismo cercando di colpirlo. E infatti questo è uno dei boss che odio io di più, perché proprio devi proprio essere preciso per riuscire a colpirlo. E non è facile, soprattutto quando c'è Silver che ti rompe un po' le scatole. E alcune volte va anche veloce, quindi bisogna colpire queste bombe in fretta. Di che è un po' strano questa battaglia, ma ok. Ecco fatto, ho colpito 3 volte ed ho colpito altre 3 volte. Prima che ovviamente l'ho presa Silver. Ecco dai, altre 2 volte. Ecco fatto l'operato, dai, ultima volta. Ecco fatto, l'ho colpito. Una, vabbè, meglio di niente. Eggman made it to the city and gave us the slip. No, però adesso fatemi capire una cosa. Prima eravate nella foresta, cioè in una specie di isoletta. Poi siete finiti in una foresta e muoio in una città. Ma che cacchio succede in sto mondo? Look, Sonic, a few more pages must have fallen out of Eggman's book. Ma Eggman è proprio scemo se lascia cadere le pagine. It says the Ifrit held the power of destruction and the power to bind one's soul. Huh, that sounds like an awful lot of power. Whatever it is, it can't be good. Shadow, what are you doing here? Sorry, no time to talk. Come on, Metal Sonic. Metal Sonic? What the fuck? I got a bad feeling about this, Tails. Whenever Metal Sonic's involved, it always means trouble. Mi sembra giusto. Yeah. I guess we better follow them. Allora ragazzi, io direi di fermarci qui, perché sì, in ogni parte trovo almeno 2 zone, quindi praticamente per finire una storia del personaggio ci piegheremo solo 3 parti. Quindi per adesso ci fermiamo qui, ci veniamo alla prossima, dove andremo avanti con la storia di Sonic e vediamo un po' che cosa avranno in mente Shadow e Metal Sonic. Non perdetevi la prossima puntata di Sonic Rivals 2 e spero che vi piaccia. Ciao ciao!